Michele Calì, c'è tanta amarezza per come è arrivata questa sconfitta, in una partita dove però si è rivisto lo spirito che ha contraddistinto questa squadra per lunghi tratti del campionato. Sì, c'è molta amarezza anche nello spogliatoio a fine partita. Di solito quando succedono queste cose, che prendi un gol così e vai, soprattutto eravamo in vantaggio fino all'85esimo, 86esimo. Di solito lo spogliatoio viene ribaltato dal nervosismo e invece c'era un atteggiamento quasi opposto, ma non perché non ci teniamo, perché noi ci teniamo tantissimo. Ma perché probabilmente non ce lo meritavamo, anche come è nato il primo rigore, io posso dire assolutamente che per me non c'era. E poi è un peccato aver preso un gol su palla inattiva a un secondo dalla fine. Ecco, l'incredulità è forte sul finale, poi la beffa, il tecnico Franzini, su questo l'ha rimarcato, lì bisogna alzare l'attenzione. Sì, ha ragione il mister, lì dobbiamo essere più concentrati. Sì. Soprattutto perché veniamo da un periodo dove non ci si perdona niente e quindi dobbiamo essere ancora più sul pezzo e dobbiamo lavorare, non c'è niente da fare, mancano poche partite, raggiungiamo questa salvezza e basta. La fame c'è, la convinzione c'è, adesso bisogna ripartire e lasciarsi alle spalle questo episodio. Sì, dobbiamo ripartire subito, anche perché la partita non è da buttare via, secondo me, e anche perché non abbiamo concesso forse un tiro in porta solo nel primo tempo dove c'è stata la traversa e poi non mi ricordo di tiri in porta loro. Quindi bisogna ripartire da qua. Sembra brutto dire ripartire da una sconfitta, però dobbiamo prendere il buono e non dobbiamo buttarci giù assolutamente. Ripartire forse dallo spirito che si è rivisto in campo in una giornata di grande emergenza, visto le assenze e squalifiche, la settimana non facile con tanti problemi influenzali, infortuni che hanno costretto la squadra anche a poter usufruire di pochi cambi. Sì, dobbiamo ripartire da questo spirito, il mister l'aveva detto anche nel pre-partita che comunque la rosa è grande, e le qualità ci sono importanti, anche magari di ragazzi che anche oggi, nonostante le assenze, non hanno giocato, non hanno fatto neanche un minuto, la rosa è importante. Quindi ripartiamo da questo spirito e finiamo questo campionato. Grazie.